Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Alexander e oggi siamo in questo nuovissimo video di Minecraft dove vediamo i mondi più vecchi. E devo dirvi la verità. Allora, io appena ero venuto qui ho visto solamente i nomi dei mondi, guardate. Alexander! Cioè, neanche con la X, proprio Alexander! XX staccato ed è staccato X. Cioè, io non la posso vedere sta roba. Ma perché metti questi nomi? Visitiamo il tutorial di Minecraft. Aggiorna, sì. Mo' lo sta copiando, però, regà. Credetemi, proprio questi mondi. Guarda, sono praticamente la mia infanzia. Quando avevo 10 anni, mi ero appena comprato Minecraft per dischetto sulla PS4. Questo qui che ho ancora ora. E mi sta reggendo ancora Minecraft dopo una marea di anni. Creai questi mondi all'inizio per farmi una vanilla. Siamo qui. Cioè, raga, io non posso vederla sta roba. Cioè, wow, che ricordi? Cioè, vederlo su Bedrock Edition, sta roba. Ma non ha senso quasi. Cioè, guardate che roba. Non ci posso credere. No, che ricordi. Che ricordi quando mi dava quella casa? E io tipo non potevo passare qui perché me lo impediva il gioco. Totalmente me lo impediva. Questa versione dovrebbe essere la 1.7, 1.6 o 1.5, non ne ho idea. Però comunque in quelle versioni lì, veramente molto, 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 molto vecchie. E quindi non mi faceva passare qui se non completavo il tutorial, quello lì della casa. Io lo completavo, prendevo della legna, mi finivo la casa. E poi finalmente potevo passare qui, dove? In questa cassa, esattamente, ci stava questo arco con fiamma e queste frecce. In più questo disco e questo... vabbè, questo qua che fa funzionare i dischi. Poi qui abbiamo la stanza dell'anvil con ovviamente tutti i potenziamenti, proprio per impararti, tipo, guarda, usa questi. Potenziati questo, una volta usati i livelli, tipo così. Allora lo faccio giusto perché mi sembra giusto mostrarvelo. E poi vi potenzio il piccone. Troviamo il santissimo villager che non si sa che fine ha fatto. Comunque qui ci dovrebbe essere un villager dove ti fa scambiare della carta. Penso che quando mio fratello ha giocato questo mondo l'abbia ucciso. Perché sì, questo mondo l'ha toccato mio fratello l'ultima volta, cioè una marea di anni fa. Andando qui dentro troviamo la stanza delle ampolle. Cioè dove si fanno tipo le pozioni dove te le insegna proprio. Dice guarda, testa queste e vedi cosa riesci a fare. Qui mi dà quello che mi dovrebbe dare. Andando di qui dovremmo trovare esattamente la zona dove più o meno si coltiva, si allevano gli animali. Che ovviamente gli animali non ci sono e, però abbiamo le coltivazioni messe tutte quante nel loro ordine. Poi andando di qui troviamo una zona dove più o meno ci fa andare in queste barche. Mi ricordavo che le barche nelle vecchissime versioni era strabuggata, cioè non andava veloce. Non è come questa che ora vi faccio vedere. Non è come questa che tu vai così, vai veloce, vedi tu. No, no, in quella barca proprio come tu giravi il visuale si girava pure la barca. Cioè poi si girava pure all'incontrario la barca, si può dire. Cioè era proprio molto più diverso e stressante ai tempi, e quindi io facevo sempre fatica ad andare in quella barca. Sono contento che comunque abbiano rimodellato la barca e l'abbiano messa una nuova, almeno con i remi, così è più bella a vedere. Poi andando qui, più o meno si trova la città, che mi ricordo che tipo facevo un po' come roleplay, in che senso? Roleplay da solo, cioè mi facevo la casa, dicevo vabbè, questa qui è la mia casa, insieme comunque a mio fratello, perché quando ero piccolo, in estate, nel 2018, c'era mio fratello vicino e comunque io giocavo e lui mi guardava. Io dicevo qualsiasi cosa che facevo. Un po' come i bambini che giocano insieme, però due fratelli piccoli che giocano insieme, la stessa cosa. Ah, eccolo lì un villaggio vecchio. Oddio, ma lì si è pure generato un po'. Ma non ha senso sta cosa. Cioè, se io mi vedevo queste cose nella vecchissima versione, dicevo, ma che cacchio? Cioè, è assurdo. Comunque questo qui è uno dei villaggi più vecchi del gioco. Le case tutte buggate. Cioè, una si generava un po' più sopra, una si generava un po' troppo sotto. Un'altra invece con la ghiaia tutta attorno. Però queste case sono proprio i miei ricordi. Ed eccolo lì, Alexander. Alexander. Non ci posso credere. Cioè, veramente lo sto facendo in video. Ed, ok, siamo appena entrati. Oddio,
No, che ricordi, mio castello! Sì, questo qui è stato il mio castello. Qui ho due picconi. Allora, nel terzo slot è il piccone quello lì con più efficienza. Qui abbiamo il piccone invece con fortuna. Comunque, abbiamo gli slot tutti quanti in diamante perché è molto vecchio. Qui mi ricordo che volevo fare tipo la mia stradina. Devo dire la verità, insomma, veramente è andato fiero. Questa qui, infatti, fu stata la mia ultima costruzione. Forse la mia ultima costruzione è stata i beacon perché nelle vecchie versioni mi sembra che non c'era il beacon. Comunque, questa qui comunque non lo terminai più. E da lì abbandonai totalmente questa vanilla. E poi mi dedicai ad altro. Mi ricordo che moltissimi anni fa, ma veramente questa qui fu stata una delle mie prime costruzioni, ovviamente in creativa. Avevo fatto questo magazzino molto piccolo e grande allo stesso tempo. Grande perché? Perché, cioè, io già sistemavo tutto. Cioè, guardate quanto è bello sistemato. E queste qui erano una delle mie primissime versioni, eh. Com'è che si entra? Ah, ecco. Minchia, molto mimetizzato. Qui avevamo i golem. Poi, comunque, che ricordi? Mi sembra che nelle vecchissime versioni i golem spawnavano nei villaggi. Però, se picchiavi un villager, quello non ti faceva niente. Oppure se li spawnavi. No, aspetta, mi sembra che ti faceva qualcosa. Però, se li spawnavi tu, non ti facevano niente. Qui abbiamo il fabbro che l'avevo distrutto un poco per sbaglio. No, beh, spero, l'avevo distrutto e volevo rifarlo. E l'ho rifatto un po' al mio modo. E qui abbiamo comunque le mie cose messe da me, giusto per rendere ricchi sti mascalzoni dei villager. Poi qui abbiamo le vecchissime case. Qui abbiamo il villager che ho sempre intrappolato. Cioè, che strano vederlo proprio aggiornato, perché i villager di prima erano tutti uguali. Cioè, commerciavano robe a caso proprio. Non è che ora tipo uno fa questo, uno fa quello, un altro non fa un'altra mansione. No, no, tutti quanti uguali proprio erano. Comunque, oddio! No, raga! Infinite armature. Poi con l'AI! Poi con l'AI, perché con l'AI? Che ricordi? Ecco, questo è uno degli esempi dei bug che ho fatto. Questo è uno degli esempi di tutta la roba che ho messo io da parte. Oddio, che ricordi la mia casa? Che ricordi? Oddio. La cesta che lagga un poco. Ci credo che lagga. Comunque qui non c'è niente. Qui stessa cosa. C'erano tutte robe proprio messe a caso. Non messe a caso. Tutte robe che non mi servivano. Questo l'avevo messo nelle ultime versioni. Perché sì, ci ho ripassato 2 annetti, 3 annetti fa. Ah, raga, la miniera. Qui trovai i miei primissimi diamanti presi solo in survival. Qui abbiamo esattamente una mera di stone. Qui, raga, ci ho passato veramente tante ore, come potete vedere. Io adoravo veramente fare questi scavi. E lì in fondo abbiamo una porta. Dove porta? Una porta dove porta? A una caverna. Esattamente con la lava. E un po' di acqua. Vabbè, qui già avevo esplorato, ma non c'era nulla di che. E avevo messo la porta giusto per chiudere. Essendo che ai tempi, soprattutto quando avevo 10 anni, credevo tantissimo ad Herobrine. Avevo paura che Herobrine mi spuntasse in faccia. Quando minavo, non che mi spuntasse in faccia, ma che tipo stava sotto queste caverne a caso. Quando minavo, ecco, qui è un'altra uscita che avevo fatto. Mi sembra che lo continuai anche. Non ricordo, qui dietro. No. Cioè, il mio mi sto perdendo. Io quando ero piccolo non mi perdevo mai. Ma come faccio a non perdermi qui? Cioè, mo arrivo quando ho 15 anni e dico, ma, cioè, come facevo? Ok, eccomi. Non so come ci sono riuscito. Qui ovviamente c'era la mia farm, vabbè. Sì. Qui c'era la mia vecchissima farm. Cosa è successo? Non ne ho idea. Ma qui perché tipo c'è l'acqua? No, non ci posso credere. Infatti sì, nelle vecchie versioni era meno raro trovare queste zone qui di fungo. Infatti già ne avevo due. Due, vabbè, uno con una mucca, invece qui ne avevo un'altra. Bellissimo proprio, che ricordi. Comunque questo qui è il mio castello dove siamo partiti prima. Ecco, non le so più usare le elitra. Qui ho fatto un bel po' di stendardi. Proprio nelle vecchissime versioni. Tranne il pillager che l'avevo fatto nelle nuove versioni. Qui si poteva uscire e entrare così. Ecco, esatto. Cioè tu uscivi, mettevi questo, si chiudeva, molto ingegnoso. Perché sì, da quando ero piccolo più o meno queste cose sapevo fare leggermente. Cioè non sapevo fare l'intera porta, però il minimo lo sapevo fare. Questo qui è stata una delle mie ultime costruzioni. Perché? Perché qui proprio ho fatto una delle cose per me più belle di sta vanilla.
Per me la più bella rimarrà da una parte tutte le costruzioni, proprio come le cose più belle, perché io non so dire qual è la più bella, però questa qui è una delle proprio, secondo me, al secondo posto. E qui abbiamo il bagno di sotto, costruito tutto quanto da me. Andando qui sopra, ovviamente c'era tutta quanta l'ammonite, se non sbaglio, glowstone. Poi qui abbiamo un bel po' di roba. Questo lo costruì solo io. Mi sembra che questo blocco già c'era in passato, però non si poteva usare. E ora invece mi si può usare. Questo non ricordo proprio. Questo no, questo qui non si poteva mai usare. E poi andando qui troviamo una mega TV. Cioè proprio quella la Samsung nuovo, quella bella gigante 80 pollici. Poi andando qui troviamo un altro bagno, quello lì più sopra, di sopra. Poi andando di qui troviamo una camera da letto, molto piena di persone, perché questo qui è come se fosse una specie di un albergo. Cioè, non so come spiegarlo, ma è tipo un po' un albergo, però non è un albergo, non può esserlo. E poi qui abbiamo un mega tavolo. Quindi, regà, per oggi è tutto. Noi ci vediamo qui domani con il prossimo video. Ciao, regà!